Siamo qui al Gambrinus di Napoli con la 32esima edizione di Napoli Prima e Dopo, che andrà in onda sabato 26 luglio alle ore 21 su Rai 1 con il grande maestro Vincenzo Campagnoli. Con l'amico a questo punto, dai, oramai sono 5 anni che siamo sempre a stretto contatto, devo dire, con tutti gli eventi importanti. Anzi, ti ringrazio per seguirmi sempre, per seguire sempre queste manifestazioni importanti legate alla nostra terra, perché è importante portare in giro per il mondo l'essenza della canzone classica napoletana, perché è la radice dalla quale bisogna attingere anche per poter scrivere canzoni attuali. Canzoni magari che abbiano uno sguardo al futuro, ma nel pieno rispetto della tradizione, che quando si parte dalla radice, sapendo da che cosa si sta attingendo, anche quello che si va a scrivere in un modo diverso, con un rispetto diverso della cultura, del sentimento e dell'anima. Maestro, se ci dà appuntamento allora a sabato 26 su Rai 1 e se ci saluta il nostro pubblico dicendo occhio all'artista. Allora, io saluto tutto il pubblico di occhio all'artista e vi aspetto il 26 sera su Rai 1 alle 21:15. Grazie, a presto a tutti. Ciao. Impegno enorme, grosso impegno, davvero quasi una missione che oggi come oggi solamente chi... Ed eccoci qua, siamo con uno dei grandi conduttori ma anche cantanti italiani per la 32esima edizione di Napoli Prima e Dopo, conferenza stampa al Gambrinus di Napoli con il grande conduttore Pupo in questo caso. Grande non è ironico, giusto? No, un grande veramente per tutta l'esperienza che Pupo ci ha dato. Per me è la quinta edizione, quindi sono contento ormai di essere una parte così importante di questo progetto di Napoli Prima e Dopo. Speriamo che duri ancora, mi diverto molto, mi appassiona la canzone napoletana e poi ogni anno interpretata da nuove voci, quindi poi il contesto, il Maschio Angioino, questa bella atmosfera che c'è intorno a questa manifestazione mi piace, mi diverte e speriamo che continui. Noi veramente abbiamo un po' visto anche dalla conferenza stampa anche il duetto con Gloriana, insomma un Pupo sia conduttore che cantante come ci ha sempre dato, ma ci può dare qualche piccola anticipazione in più su quello che vedremo per dare appuntamento anche a sabato 26? Allora, vedrete chiaramente una bella carrellata di canzoni napoletane storiche interpretate da delle più grandi voci di cantanti italiani che quindi, e alcuni anche di origine proprio napoletana. Sarete sicuramente colpiti dalla bravura di Bianca Guaccero, dalla magia che Tosca riuscirà a creare in una canzone molto bella, particolare, Linea Sastri, insomma è davvero una serata da non perdere per riequilibrarsi con il piacere di ascoltare la musica, una grande orchestra e poi chiaramente qualche sorpresina, per esempio visiteremo il museo di Pulcinella da Cerra, anche quella è una cosa molto interessante, e poi il duetto completo di Pupo e Gloriana, quello è da non perdere perché non è solamente musica ma è anche proprio spettacolo e divertimento. E allora ci saluta il pubblico di Occhio all'artista e ci dà appuntamento al giorno 26 luglio su Rai 1 ore 21. Bene, allora occhio all'artista, un saluto da Pupo e occhio a non perdere appunto il 26 luglio, prima serata su Rai 1, Napoli Prima e Dopo, 32esima edizione, che 32 nella smorfia napoletana è il capitone, quindi non perdetevi un capitone. Ciao. Grazie. Impegno enorme, grosso impegno, davvero quasi una missione. Eccoci qua sempre per la conferenza stampa della 32esima edizione di Napoli Prima e Dopo con un grande della canzone italiana nel mondo, il grande Peppino Di Capri. Buongiorno. Buongiorno, grazie per il grande. Io ogni anno accetto questa cosa perché è una giusta e quasi un dovere poter supportare la canzone napoletana il più possibile negli anni, nei secoli, quindi io non dico forse anche dalla prima, adesso non ricordo quanti anni ho partecipato a questa manifestazione e sempre con grande dignità, con grande rispetto per la tradizione napoletana
che sono, in effetti sono queste cose che così che tramandano ai posteri le nostre tradizioni musicali, quindi mi fa piacere farne parte. Ho detto stasera in conferenza stampa che vorrei rinunciare a un punto di ascolto però in favore di una canzone nuova da un giovane, da cose, in modo che la tradizione possa nel tempo rinnovarsi piano piano, quindi questa cosa, insomma, spero che venga raccolto questo mio invito, questo mio annuncio. E niente, intanto io quest'anno apro il programma con una canzone nuova che uscirà a fine settembre, per cui ho già buttato l'esca per questa cosa. Allora, maestro Di Capri, se insieme ci saluta il pubblico di Occhio all'Artista e ci dà appuntamento a sabato su Rai 1 con Napoli Prima e Dopo. Grazie a tutti voi, strizzo l'occhio a Occhio all'Artista e cosa dire, vi aspettiamo sabato sera, che tra l'altro a mezzanotte festeggio il mio compleanno. Che bello. Tanti auguri. Augurissimi. Perché quest'uomo fa sforzi incredibili, solamente il parlare. 32 edizioni di Napoli Prima e Dopo, oggi conferenza stampa al Caffè Gambrinus di Napoli con, permettetemi di dirlo, la regina della canzone napoletana, una voce immane della nostra Gloriana. Buongiorno. Buongiorno, per carità, io sono semplicemente non proprio un artigiano, una che lavora con i testi e con la musica dei napoletani di una volta, coloro i quali ci hanno fatto amare in tutto il mondo. Loro, dobbiamo tutto alla canzone e alla musica napoletana. Che dire, 32 anni in più tengo, figlio mio, 32 anni in più, ma sono felice, la ruga mi fa piacere averla perché ci sono arrivata, vorrei arrivarci ancora di più. Grazie a voi, grazie dell'ospitalità, mi raccomando, domani sera, sabato 26, dopo il telegiornale, dopo Teghe, ci siamo noi con la grande festa napoletana. Signora Gloriana, allora se ci invita di nuovo il nostro pubblico al giorno 26 luglio, ore 21 su Rai 1, Napoli Prima e Dopo, e se ci saluta il pubblico di Occhio all'Artista? Occhio all'Artista, io, ma soltanto il titolo è una bomba. Occhio all'Artista, ma che occhi hai? Occhi belli, bacio a tutti quanti voi, ciao! Un impegno enorme, grosso impegno, davvero quasi. Siamo qui sempre alla conferenza stampa di Napoli Prima e Dopo con Il Patron, una trasmissione di 32 anni ed è l'unica che mette in luce la vera canzone classica napoletana, con il grande Pino Morris. Buongiorno. Buongiorno a voi e grazie per l'intervista. Diciamo che Napoli Prima e Dopo anche quest'anno, lo scorso anno eravamo qui, ho qualche mattonella più in là, più sulla mia destra, e oggi siamo di nuovo qui dopo 32 anni a Napoli, 32 nella Smorfia, il Capitone sguscia e viene da molto lontano, percorre migliaia di miglia per arrivare qui in Italia, a Napoli, e d'altronde è come la canzone napoletana, che pure la canzone napoletana viene da lontano, nella notte dei tempi, e giunge sino a noi ed oggi esiste. Oggi 32 anni di Napoli Prima e Dopo. Io voglio sperare che anche quest'anno possa vincere per la ottava volta la serata, battendo le consorelle Rai, battendo Mediaset, battendo un po' tutti, e dire abbiamo ancora una volta vinto con un grande share, un grande cast, un cast favoloso. Ho voluto 11 artisti napoletani, quindi nessuno mi possa accusare che io non invito i napoletani, perché i napoletani io intendo quello che vedo in trasmissione, e quindi 18 artisti, 11 napoletani e 7 che invece sono artisti in lingua, come la Guaccero, come Tosco, come la Ruggiero, eccetera. Io vi dico soltanto 26 luglio, ore 21:20, prima rete. Grazie. Grazie mille. Perché quest'uomo fa sforzi incredibili, solamente il parlare, andare a parlare. Qua siamo sempre alla conferenza stampa al Caffè Gambrinus di Napoli con un veterano ormai di questa trasmissione. Napoli Prima e Dopo, 32esima edizione, il nostro Antonello Rondi. Buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. No, sono 32 anni, sono 31, non so, comunque sono veramente veterano, come hai detto tu, e sono orgoglioso di aver partecipato a tante trasmissioni. Poi è una trasmissione veramente di successo, che fa vedere la nostra Napoli, il meglio della musica napoletana, certo in quella canzone classica stiamo parlando, e la canzone che più viene ascoltata in tutto il mondo, in effetti.
quindi è una grossa Antonello occasione. Rondo, sappiamo che lei festeggia proprio i 40 anni di carriera artistica. Sì, 40 anni li ho festeggiati proprio, poi sono stato menzionato da Pupo, con i miei 40 anni cercavo di farli passare inosservati, cioè senza che nessuno se ne accorgesse, perché voglio cantare. Io invece 40 anni qualcuno diria: ma quando se le va a mise? No. No, vabbè, finché la gente me lo dice, finché il popolo vuole. Certo. Io sto qua, niente, 40 anni, poi ho sentito che Peppino addirittura ha fatto i 56 di anni di attività, quindi tengo ancora parecchio. E allora Antonello Rondi, se ci saluta il pubblico di Occhio all'Artista e ci dà appuntamento a sabato 26 luglio su Rai 1 Napoli prima e dopo. Vi prego, non mancate, dalle 21.10 inizia la trasmissione sabato 26. State là davanti. Un meglio in alto sugli artisti. E poi io esco, non so se penso che sto verso la fine, ma comunque qui non vi muovete là. Va bene? Ciao. Grazie mille.